vittoria nelle ultime 4 partite per la Dolomiti Energia, che piega in casa 93-85 la Manital e sale a 12 punti in classifica, e il successo interno numero 3 di fila per l'Aquila, seconda sconfitta consecutiva, sesta nelle recenti 7 gare per Torino, che rimane sull'ultimo gradino della graduatoria, quota 4. Molto positiva la partenza degli ospiti, Dyson e White, entrambi al debutto, sono subito protagonisti. I viaggianti tirano bene da 3, 6 su 9 contro il 2 su 9 degli avversari al 14esimo. I padroni di casa annaspano, parziale di 15-5 in 6 minuti e più 11 Manital al 15esimo. Reazione Dolomiti Energia affidata a Lockett, 13 punti alla pausa, Flaccadori e Wright, contro break di 23-13 e meno 1 all'intervallo. In apertura di ripresa Forrai e Lockett portano l'Aquila sul più 5. La Manital perde 5 possessi in 4 minuti e soffre a rimbalzo. Trento realizza 45 punti in 14 minuti e sale sul più 10 al 28esimo, più 13 al 35esimo. White non getta la spugna e la Manital torna nella scia, meno 5 al 38esimo. Di Wright, Sanders e Pascolo i punti della sicurezza. 44 palloni catturati dalla Dolomiti Energia, 26 dagli avversari, 19 punti, 11 rimbalzi, 6 falli subiti, 4 assist e 31 di valutazione per Pascolo. Stesso score con 5 recuperi ed altrettanti assist per Lockett, 17-8 palloni arpionati per White. Dall'altro lato 21-8 rimbalzi per White, 13 per Mancinelli e Dawkins, 6 assist di Giachetti.